Presidente, Nadia Cacciotti, secondo anno di questo Sporting Giovani Risorse, potremmo partire da quella maledetta finale persa contro l'Atletico Gaeta, invece ci ritroviamo a parlare del prossimo campionato regionale, la prima apparizione per voi. È vero, ma io non so se tu c'eri, ma quella partita dove noi perdemmo 6-0 con l'Aprilia, e io dissi al loro presidente: ricordati che noi andiamo in C2. E chiaramente, dopo aver perso la prima partita 6-0, non ci si voleva credere. E invece, come vedi, con tenacia, nonostante poi quella bellissima brutta partita con il Gaeta, ci siamo, perché evidentemente ce lo siamo proprio meritato, al di là di tutto, insomma. Ecco, allora Presidente, verrebbe proprio da dire che c'è stata un po' di veggenza, un po' giocare con delle carte, una chiromante sotto questo aspetto. No, semplicemente un mental coach che pensa che il corpo fa quello che il cervello vede. Nel momento in cui i miei ragazzi si sono focalizzati sulla vittoria, hanno unito la testa alle gambe e sono andati a ruota. Ecco, abbiamo parlato appunto di mental coach, ma andiamo un po' più a scoprire. Diversi anni fa questa figura fu portata, ma non è capita a livello provinciale, addirittura adesso invece si parla a livello nazionale. Sì, io alleno, al di là della squadra, alleno tante persone, alleno ragazzi che fanno box, cioè quando la forza sta solo nei muscoli, ma chi controlla i muscoli è la testa, per cui se un giocatore ha un problema a casa, ha una paura o qualunque cosa, tutta la sua capacità nelle gambe viene persa da quelle paure, da quelle resistenze, da quei problemi. Un bravo mental coach è colui che riesce a tirar fuori le risorse del giocatore in questo caso e ad aiutarlo a trasformare i problemi in opportunità, cosa che dimostrazione che è accaduta nella mia squadra. Ma lì il merito è proprio dei ragazzi che sono stati proprio capaci loro in gruppo di credere nella vittoria. Allora, Antonio Capozzi, meglio conosciuto come Tony dall'ambiente, si riduffa in questa categoria regionale, forse per te un po' un'esperienza veramente nuova tra virgolette. Sì, è un'esperienza nuova, ma pure l'anno scorso è stata un'esperienza nuova, l'avevo fatta 2 anni fa, e un'esperienza bellissima, mi piacerebbe percorrere tutte le tappe che sono quelle del regionale, e con molta passione, con molto interesse e veramente con gli occhi aperti su tutto quello che avviene in questa categoria. Ecco. Andiamo un po' a scoprire questa squadra, non nei singoli ma neanche nel collettivo. Se dovessimo tracciare un primo bilancio di questa prima fase della preparazione, la squadra come sta rispondendo? Beh, la squadra si sta allenando, sta lavorando, lavora bene agli ordini di mister Notarzanti e di Salvatore Maurizio per i portieri, e sta procedendo tutto bene, i ragazzi sono vogliosi, sono entusiasti, rispondono bene, quindi siamo contenti per il momento dell'approccio che hanno avuto con il primo periodo. Ecco, abbiamo allargato per così dire questa famiglia, tra l'altro un ex giocatore appunto ha sposato questa idea di far parte della squadra come team manager. Quanto può essere importante la figura di un giocatore lasciare proprio le vesti proprio di atleta? Ma noi ce ne siamo accorti strada facendo nel periodo in cui Marongiu è stato dei nostri come giocatori. Abbiamo notato che aveva molte attitudini all'unione di un gruppo, quindi i ragazzi lo seguivano, erano entusiasti, e siccome lui aveva espresso il desiderio di smettere con il calcio giocato, gli abbiamo fatto questa proposta che lui ha accettato veramente molto volentieri e con tanto entusiasmo, e i risultati si stanno vedendo. Allora, Michele Pastorello è una figura che già nello Sporting l'abbiamo avuto modo lo scorso anno di conoscere, ma è una persona molto importante all'interno di questa società. Sì, l'anno scorso sono entrato a metà campionato, ho dato alla squadra il giusto risalto, le soddisfazioni sono state tante, quest'anno abbiamo voluto dotarci di uno sponsor importante, Forza Blu, che ringrazio la famiglia proprietaria, un rapporto di amicizia, ringrazio molto Giampiero Signorazzi, responsabile del marketing, che ha voluto condividere il nostro progetto di immagine e di crescita. Bene, allora
Adesso si passerà tra non molto poco più di 10 giorni la prima di campionato, la squadra sembra quasi pronta, diciamo, utilizziamo questi termini, perché ancora c'è qualcosa da limare, quindi andare a colmare qualche lacuna. Sì, quest'anno è un'esperienza nuova, la C2 è un campionato diverso, i ragazzi sono prontissimi e caricati. Noi cercheremo sul modello dello scorso anno di fare il massimo e il meglio, ce la metteremo tutta, speriamo bene. Ecco, diciamo soltanto una piccola chicca, le partite casalinghe non verranno più giocate come lo scorso anno nel sabato sera, ma c'è questa novità molto importante per la vostra società. Sì, l'orario dal punto di vista tifo pubblico potrebbe forse penalizzarci un pochino, le temperature. Però queste sono, diciamo, le variabili dello sport e dobbiamo abituarci anche a queste. Allora, Simone Notarzanti alla guida per il secondo anno, quindi di questa squadra. L'anno scorso, dopo 2 giornate, ti sei ritrovato da preparatore atletico, un po' factotum anche di questa società sotto il profilo tecnico, addirittura a gestire e a guidare la squadra poi in una stupenda cavalcata. Sì, beh, ecco, innanzitutto voglio ringraziare la società per avermi rinnovato la fiducia dopo come hai ricordato tu, l'avvio della stagione scorsa in cui mi trovavo come preparatore, poi ho preso le redini di questa squadra e con molto soprattutto onore e poi con, diciamo, anche buoni risultati, infatti ci hanno portato ad ottenere questa promozione sperata e voluta fortemente. Allora, si parla tanto di tecnici, di allenatori, ma tu hai più volte sottolineato che prima di potersi chiamare così tali va rimarcata soprattutto il fatto che in età tenera si parla di educatori. Beh, sicuramente, questo sfondi con me una porta non aperta di più. Io mi sono occupato per tanti anni anche di scuole calcio e mi occupo tuttora anche di settore giovanile, so benissimo quanto a quell'età sia importante avere un educatore che cresca i bambini più che un allenatore. Ovviamente sono età sensibili in cui si sviluppa il carattere, si forma la personalità, quindi vanno trattati con la giusta cura da personale che sia qualificato a fare questo lavoro. Ma poi quando ci si trova invece a che fare con questi ragazzi, che poi più ragazzi non sono, come ci si deve comportare? Beh, ovviamente sì, importante il risultato sportivo, si deve comunque sempre ricordare che si tratta di un'attività che fa del sociale, che fa comunque del bene sia alla salute fisica che psicologica dei ragazzi, quindi si deve rapportare comunque sempre seguendo prima di tutto il benessere delle persone e poi, ecco, i risultati sportivi, diciamo, sono in secondo piano, ma ovviamente con gli adulti sono sempre importantissimi. Continuiamo nell'attualità, la squadra come si appresta a vivere questa stagione? Ecco, stiamo lavorando tanto e dovremo ancora lavorare tanto. La categoria è una categoria difficile, forse quest'anno ancora di più. Noi ci siamo mossi molto bene sul mercato, secondo me. Però, ecco, dobbiamo affinare l'intesa tra i vecchi e i nuovi, che sono comunque tanti, quindi c'è da lavorare, insomma. Stiamo facendo tanti allenamenti, tanti amichevoli, proprio per preparare tutto al meglio per l'inizio del campionato. Campardo, ancora la fascia di capitano per guidare questo Sporting Giovani Risorse. Sì, questo è il secondo anno con la squadra, sono felicissimo di essere rimasto e di ritrovare i compagni che l'anno scorso hanno fatto parte della lunga cavalcata che poi alla fine ci ha portato alla finale persa con il Gaeta. Ringraziamo tutti i compagni, come diceva prima Toni, che non ci sono più e che ci hanno permesso comunque di arrivare fino a qui e di poterci godere questa categoria, che è la prima categoria, diciamo, subito dopo il campionato provinciale. Allora, archiviata questa mara sconfitta che poi sembrava non darvi questo passaporto per la Serie C2, è arrivata questa forte chiamata e quindi poter partecipare proprio in questa stagione al campionato regionale. Sì, la finale dell'anno scorso è stata molto sfortunata, sicuramente meritavamo di vincere visto poi i pali e le traverse abbiamo colpito.
però il calcio si sa è così, non sempre la squadra che dimostra sul campo di essere più forte vince. Onore comunque al Gaeta, come abbiamo già detto in precedenza, per l'ottima stagione, la finale comunque è stata meritata. In una stagione così impegnativa come si prospetta, come si annuncia, quale sarà il fattore più importante che vi potrà contraddistinguere? Il fattore più importante sarà la voglia di migliorarsi sempre, la voglia di vincere, di metterci tutto sin dagli allenamenti, perché come dicevo ieri al mister è sbagliato pensare che siamo i più forti, ma è sbagliato anche pensare che siamo una squadra normale, perché è una squadra che comunque è composta da giocatori di esperienza, diciamo quasi tutti i migliori che ci sono sulla piazza di Latina, e abbiamo una grande responsabilità, però sappiamo che nessuno ci regalerà niente, perché verranno, come è successo anche l'anno scorso, a fare tutti quanti la partita della vita al palazzetto, e sarà durissima per noi portare a casa ogni sabato i 3 punti.